Se i cani votassero, io sarei premier. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Secondo molti sondaggi, alle prossime elezioni politiche potrebbe tornare a vincere Forza Italia. E quando c'è un nuovo vincitore, noi che siamo sempre stati coerenti, dobbiamo stare attenti a chi salta sul carro del vincitore. Oh. Hey. Io sono sempre stato dei vostri, eh. Ma ti ricordi in Sardegna chi la portava la porchetta? Adesso vedrai quanti si riavvicinano. Non ti fida. Ricordate con chi è sempre stato di Forza Italia, va bene? Giovanni! Stiamo per vincere, eh. E il vento è cambiato. Ti ricordi come ti ho aiutato a vincere in Liguria? Quanto pesto se siamo magnati. Senti l'alito. O senti l'aglio? Io sento l'aglio, te vedi la linea. Renato, buongiorno, ciao, Maria, come va? Buon lavoro. Non voglio parlare con lei. Ma per quale motivo? Attenzione, attenzione. Renato, attenzione, siamo vecchi attenzione. Amici, ti ricordi quando... Io non la conosco. Ma Renato, ma perché non ti ricordi di quando eravamo amici? Stavamo insieme. Mai stati insieme con lei. Ma... Mai stati insieme con lei. Ancora ma... la sua età fa queste cose. Ma che non devo fare? Voglio pur vivere. Che me devo inventare? Vado a lavorare. Ma no, Renato. Lei è una deputata, se non Io sbaglio. Sono senatore, Maria Rizzotti. C'è gente che pur di rientrare in Forza Italia, adesso che si prospetta una vittoria, si fa tipo una chirurgia facciale. Vanno dal chirurgo estetico a rifarsi la faccia pur di presentarsi come nuovi, no? Guardi, io sono un chirurgo estetico. È proprio un chirurgo estetico? Sì. Ha agito anche su se stessa? No. Vabbè, tutto no. Non si dice. È come chiedere l'età a una donna. No, non mi chiudere dentro, però, che sono claustrofobica. Rimaniamo dentro, no, di Laura. No, no, dai, c'ho la pancia, sono al settimo mese. Ma veramente? Ma è il nostro cuccioletto. No, non è il nostro cuccioletto. Ma come è no? È la cuccioletta mia e di mio marito. Quanto c'ha? A 7 mesi. 7 mesi fa, a Formentera. Non ti ricordi? Ma dai, ma non ti ricordi? No, che discutevamo le tesi di Forza Italia. Ti ricordi quando con Mengacci andavamo in giro per l'Italia a mangiarsi le frittate? Quanto ci divertivamo. Mi raccomando, se vinciamo le elezioni, ricordate da amici, io sono sempre stato non con voi, capito? Non ti dimentica di me. Ma bisogna stare attenti a volta a Gabbana. Io sono 40 anni che sono solo a vista e la gente ha perso la fiducia nei partiti. E chissà perché. Ho visto nascere Alfano, quando era ragazzino gli davo calci nel culo. Ma perché lo piava a calci in culo? Perché era ragazzino. Poi sono il cugino io di Riccardo Gallo. Ah, Riccardo Gallo. Riccardo. Ma chi cazzo è? A chi? Chi è sto Riccardo Gallo? Allora, io ho doppio cognome e tre nomi. Riccardo Gallo Afflitto. Lei si chiama Afflitto? Così non ci sto a capire niente. Mi dica... Gallo Afflitto, Vincenzo Maria Ferdinando. Ma chi cazzo è? Io. Lei è il dottor Gallo Afflitto? Esatto. Siamo col dottor Gallo Afflitto. Dottor Gallo Afflitto. Mi chiami Enzo. Signor Enzo Gallo Afflitto, perché qui a Forza Italia? Allora, io lavoravo alla Democrazia Cristiana. Lei, come Gallo Afflitto, crede che si possa evitare che molti zompino dalla parte del vincitore? Se ci fa una legge, sì. Parola del signor Gallo Afflitto. Adesso arriverà una mia amica. Buona, buona. Buonissima. Gli hai dato una bottarella? Se aspetti qui, vediamo. Se ci fai simpatia, non escludo. No, tu gli hai dato una bottarella? Una volta sì. Basta, nella prossima elezione ci presentiamo alle regionali del Debbio. No, no, no. È proprio deciso, prendereste un sacco di voti. No, no. Siamo qua tutti noi di Forza Italia. Voi di Forza Italia? Sì, noi di Forza Italia vogliamo fare un programma insieme io e te. Metti che dice bene, che se vincono le elezioni. Come lo titoliamo? Il dibattito. Voglio fare il dibattito tra un negro, ebreo, comunista e ladro che c'ha un appartamento di 1000 metri quadri in piazza del Duomo o facciamo confrontare con un disoccupato che sta sul lastrico. Ma perché non si fa Chip e Chop? Chip e Chop. Chip e Chop. Ciao Paletto. Buongiorno, siete di Forza Italia? Un nuovo partito. Partito dei Valori Cristiani. Il Partito dei Valori Cristiani, cui abbiamo qui il presidente. Sì, Damiano Cosimo Cartellino. Dottor Cartellino e abbiamo la signora? Valentina Frascaroli. E la signora Frascarola. Frascaroli, scusi, del Partito dei Valori Cristiani. Cristiani.
Berlusconi attende la sentenza di Strasburgo. Dovesse arrivare un esito negativo, si potrebbe puntare anche su un'altra figura di leadership all'interno di tutto il centrodestra, intendo. Assolutamente no. Disposti ad appoggiare Salvini qualora prendesse un voto in più di Forza Italia? Guardi, saranno gli italiani a scegliere. Io sono convinta che Forza Italia avrà un voto in più. Il voto in più sarà mio. Ma già ti candidi, quindi. Ultima cosa, procuratore di Torino ieri ha rinviato giudizio Berlusconi per Ruby Ter. Nuovo accanimento giudiziario. Nuovo accanimento giudiziario. Siamo a pensare. Ste bazzecole. Maria Stella, scusami, io sono sempre stato dei vostri, te lo ricordi? No, ma comunque cioè, ti credo. Tu tornassi ministro dell'istruzione, no, vogliamo fare sereno, un bello slogan, una laurea per tutti. No, grazie. Una laurea. Credo che sia quello di cui il paese ha bisogno. Secondo me sì, una laurea per tutti. Michela, noi di Forza Italia dovremmo presentare una nuova legge. Hai diventato di Forza Italia. Sono sempre stato di Forza Italia, guardami qua che pulisco la cacca di Dudu. Perché non facciamo una bella legge per niente demagogica, tipo diamo il voto ai cani? Se i cani votassero io sarei premier. Magari fosse così. Ah, veramente? Ma qualcuno già vota? E agli anziani un veterinario gratuito ogni 15 giorni e togliendo, ad esempio, dai cibi per i cani per le persone che non possono mai più. Bravo, bravo! Forza Roma, evviva l'Italia! Silvio! Silvio Sarico! Io sono sempre stato con voi! Te scorda mai! Aio! Silvio, sto qua dietro! Silvio, ma sei sicuro che ho 31 anni? Ci conviene fare tutto sto casino! Andiamo se a Santo Domingo che c'ho tante amichette!